Eccoci qua, cari amici della mia vita spaziale, anche oggi ci immergiamo nei misteri della scienza, della fisica quantistica e della materia con il libro di Federico Faggin, Irriducibile. Scopriamo insieme di che cosa si tratta oggi, subito dopo la sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Vedo che questi temi interessano molte persone perché sono parecchi quelli che mi scrivono. Vi ringrazio tutti per l'affetto che dimostrate, anche perché non è facile trovare in rete qualcuno che commenti Fagin. Devo dire che lui è molto bravo perché va in giro per il mondo a parlare, a fare un sacco di discorsi e quindi racconta, diciamo, la sua visione di pensiero. Quello che voglio fare io invece è diverso. È leggere il suo testo ed è per questo che leggo delle citazioni che io mi sono segnato sul suo libro, quindi partiamo proprio dalle sue parole e su queste però si fa un commento, una riflessione. Questo è utile perché in qualche modo lui ha tutte le idee chiare in testa, fa Jim, ma noi che siamo comuni mortali facciamo fatica a capire le cose, quindi star lì a meditare e rifletterci forse ci può aiutare a comprendere meglio il suo pensiero e anche a farci le nostre idee. Oggi vorrei partire proprio da questa frase che mi ha molto colpito. Dice: il programmatore è il creatore, mentre l'hardware è l'esecutore cieco del programma. Questa frase sembra molto banale, in realtà dal punto di vista filosofico è molto profonda, perché quando lui paragona il programmatore con la creazione delle cose, dice una verità ma molto problematica, perché se diciamo tutto il mondo lo possiamo chiamare hardware, quindi tutto quello che esiste, la materia, il mondo fisico, funziona, le leggi di natura, la meccanica quantistica, mettici dentro tutto quello che vuoi, perché c'è un programmatore. Se così fosse, però, in maniera così semplicistica, vorrebbe dire, certo, che c'è un Dio creatore, programmatore, tutto il mondo esegue essenzialmente un programma. Il fatto di cui stiamo parlando, però, è che anche noi siamo in qualche modo programmatori, cioè noi esseri umani ci riteniamo capaci di scelte libere, di avere una coscienza, anzi un'autocoscienza, e questo quindi ci fa anche noi in qualche modo programmatori. Quindi non è che c'è un hardware cieco che esegue il programma e un unico programmatore, ma anche noi, ma potrebbe dire Svagin anche un paramecio, anche un organismo monocellulare, in qualche modo è un programmatore del suo hardware. Questo è quello che pensa la fisica classica. La fisica classica infatti ritiene che ci sia un hardware e un software, per cui c'è un hardware che è cieco esecutore del programma e un programmatore che è il software, un po' come funzionano appunto i computer, l'hardware e il software. E il problema è che invece noi esseri umani non possiamo dire semplicemente di avere un hardware e c'è un programma esterno che ci comanda. Perché noi stessi siamo produttori di programmazione, noi stessi facciamo funzionare l'hardware secondo il nostro libero arbitrio e secondo la nostra libertà. Allora come la mettiamo? Lui dice che la configurazione degli stati in un campo di stati possibili è la memoria del computer. Quindi un computer, ecco, è il suo hardware. Ed è un campo di stati possibili. Quindi dice: il campo degli stati può essere inteso come interfaccia tra mente e materia, cioè la traduco così: le possibilità che ha l'hardware di assumere diversi stati è qualcosa che sta tra la mente e la materia, è come dire un'interfaccia, c'è cioè un'interfaccia di comunicazione tra la mente che programma e la materia che è il suo hardware. E dice:
che questa riflessione che lui fa sull'hardware e il software ci fa capire una cosa importante che lui ha ribadito più volte e anche io in questo podcast l'ho sottolineato più volte. Dice: senza la costante supervisione umana, notate che qui stiamo parlando da dove viene questa coscienza, e quindi se i computer, cioè l'intelligenza artificiale, potrà sviluppare una coscienza che quindi potrà anche diventare pericolosa per l'essere umano, che è un tema di grande dibattimento oggi. E proprio recentemente ho tenuto un corso per i bancari della Fabi, loro si chiedevano se l'intelligenza artificiale potrà sostituire il lavoro umano, quindi potrà sostituire l'uomo in varie mansioni. Tutte queste riflessioni che si fanno così in astratto oggi, con la paura che arrivi presto questa sostituzione, partono da un presupposto errato. Il presupposto errato è che appunto verrà un'intelligenza meccanica fatta col computer, quindi a livello di bit, che sarà capace di sostituire l'essere umano, cosa che appunto Fagin nega e dice è impossibile. Allora ricomincio la frase che cito, dice: senza la costante supervisione umana, i computer potrebbero facilmente smettere di funzionare a causa di un banale guasto o di un bug del software. Quindi non c'è ancora un computer che sia capace, tra virgolette, di sopravvivere se l'hardware in qualche momento si blocca, se quindi c'è un guasto, un banale guasto o c'è un bug nel software. La mente umana è sempre necessaria perché fa rifunzionare la macchina. Quindi, in sostanza, cosa vuole dirci Fagin? Che il significato, la comprensione e le decisioni di libero arbitrio non esistono all'interno di un computer. Questo dobbiamo tenerlo sempre in mente, soprattutto oggi che paventano questa terribile sciagura che ci sarà presto l'AGI, un'intelligenza artificiale capace di sostituire l'essere umano in varie mansioni, anche dalla più piccola alla più grande. Non potrà mai avere significato, comprensione e decisioni di libero arbitrio, semplicemente perché è una macchina. E non vale quindi l'analogia, anche al contrario, che se questo fosse vero per un computer, allora anche noi siamo macchine biologiche, ma pur sempre macchine, cioè che abbiamo un hardware che da solo, come dire, si produce un software. Questo non sarà mai possibile. In sostanza, ciò che voglio dire con le parole di Fagin è che non avverrà mai che ci sarà un'intelligenza artificiale sostituita capace di sostituire un'intelligenza umana. E quindi chi paventa questo pericolo in realtà sta mentendo, e lo fa per altri motivi, uno dei quali è: voglio licenziarvi perché verrà l'intelligenza artificiale. Ma l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire gli esseri umani nelle loro funzioni e nella loro libertà. Spero anche questa puntata del podcast di aver contribuito ulteriormente alla riflessione su questi temi. Il rapporto quindi tra mente e cervello, computer e software è molto illuminante e vale la pena approfondirlo. Fagin lo fa molto bene in questo libro, vedete che sono frasi molto dense che vale la pena di commentare. Spero ti piaccia questo podcast, questo contenuto. Se sì, metti un bel like e aiutami a moltiplicare le visualizzazioni con l'algoritmo, mettendo magari anche un tuo commento che puoi scrivere sempre qui sotto sulle pagine di YouTube, oppure se ascolti il podcast solo audio via podcast, Anchor o Spotify, mettendo un bel commento. Grazie e buona vita spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli.